L'ultimo atto dell'LEC 2023, il primo con il sistema dei tre split e delle finals, si terrà in Francia, ormai considerata la patria dell'esports europeo. In particolare, a ospitare la sfida tra le tre squadre finaliste sarà Montpellier, come già annunciato tra l'altro diversi mesi fa. Fondata nell'undicesimo secolo, Montpellier acquisì qualche notizia storica perché non fa mai male, acquisì sempre più importanza nel corso della storia, diventando famosa per la sua università, dove iniziò i propri studi, pensate un po', un certo Petrarca. Montpellier è oggi la settima città della Francia per popolazione, con un'area metropolitana che conta 500.000 di abitanti. Si trova nel sud della Francia, nella regione dell'Occitania, e può essere definita la gemella di Genova, essendo entrambe le città che dominano sui rispettivi golfi. Ma perché è stata scelta Montpellier? La motivazione più probabile che ha convinto Riot Games a portare le finali in Francia è l'attenzione mediatica e politica che l'evento avrà e che in realtà ha già iniziato ad avere in queste settimane. Come vi avevo raccontato qualche settimana fa, i vagoni del tram di Montpellier si sono già vestiti con i colori dell'LEC, i loghi dei team partecipanti, le istituzioni comunali e delle regioni hanno fatto diversi interventi in queste settimane per fare pubblicità a questo evento e saranno presenti proprio alle finali. Segno che la Francia punta forte sul gaming, sia ovviamente come sviluppo di videogiochi, quindi lato videoludico più nudo e crudo, sia nell'ambito dell'esports, della competizione e soprattutto dello spettacolo. E pazienza che non ci saranno team francesi alle finali dell'LEC, ci si aspetta ugualmente tutto esaurito o quasi, come è accaduto un anno fa a Malmo, con la prima e più immediata conseguenza che si creerà un indotto economico da milioni di euro per quello che sarà un singolo evento distribuito su più giorni. In Svezia l'anno scorso si stimarono entrate dirette per oltre 4,5 milioni di euro per la cittadina, tra alberghi, punti di ristoro, mezzi e molto altro, no? Quando capiranno anche in Italia che l'esports non è più solamente un gioco virtuale, ma una vera e propria industria economica con vere opportunità professionali, non finte, non è il lavoro finto, sarà forse sempre troppo tardi. Come sempre, io sono Francesco De Giovo Lombardo, il vostro eSports reporter preferito. Benvenuti o bentornati a Tiki Taka Rift. I grandi assenti di queste finali sono senza dubbio le due squadre francesi, BDS e Vitality, i secondi perché hanno fatto un fallimento e non un altro, l'ennesimo disastro. La prima ha sfiorato l'impresa, rientrando però di diritto tra i migliori 4 team europei a fine stagione. Un risultato che arriva al loro secondo anno in LEC, il migliore mai raggiunto se consideriamo le finals alla pari, alla stessa stregua dei vecchi Spring e Summer, dove avevano ottenuto nel 2022, pensate, appena un nono e un decimo posto. Un team che ha saputo rinnovarsi scegliendo giocatori, soprattutto motivati, pronti a dimostrare di essere ancora all'altezza, come Crowny, troppo spesso ignorato, o che volessero mostrare di essere cresciuti sia competitivamente che come persone, come Adam. Rimane ovviamente il rammarico per aver sfiorato il primo titolo LEC in quella finale dello Spring, poi persa contro i Mad Lions. In quell'occasione, se ve lo ricordate, sfiorarono anche la qualificazione al loro primo evento internazionale, il Mid-Season International, ma potrebbero presto in realtà rimediare. Il quarto posto non li porterà a Montpellier, ma darà comunque loro la possibilità di qualificarsi per i Worlds. E qui voglio spendere due parole perché ho visto tantissima confusione. La quarta classificata dell'LEC, ovvero in questo caso i BDS, non è ancora tecnicamente qualificata per il mondiale, come ho letto invece magari da alcune parti. Quest'anno Riot ha infatti introdotto un nuovo mini torneo che nelle sue intenzioni dall'anno prossimo potrebbe essere ampliato, a cui partecipano però per ora solamente la quarta dell'LCS e la quarta dell'LEC. Entrambe le regioni hanno tre squadre garantite alla fase principale del mondiale, che quest'anno, ricordo, è in modalità Svizzera, non ci sono i gironi, ma solo una delle due avrà la chance di averne anche una quarta. I World Qualifying Series, l'evento appunto di cui vi parlavo, almeno quest'anno si comporrà di una sola Best of 5, che vedrà sfidarsi Golden Guardians, i quarti dell'LCS, e appunto i BDS, quarti dell'LEC.
cercando quindi di sfruttare in qualche modo, anche da un punto di vista mediatico, quella rivalità dell'Occidente tra Europa e Nord America, NA versus EU. L'appuntamento è per il 9 ottobre, in Corea quindi, nello stesso paese e pochi giorni prima dei mondiali e pochi giorni prima appunto che inizino. La squadra vincitrice conquisterà l'accesso ai play-in del mondiale vero e proprio. Chi perde invece potrà dire di aver fatto un viaggio intercontinentale per disputare appena una BO5. E detto sinceramente, non sono proprio sicuro che a dirlo saranno i Golden Guardians. Comodi comodi, già in finale a Montpellier ci sono i G2 Esports, vittoriosi lo scorso weekend contro i Mad Lions nella finale di Winner Bracket delle LEC Finals. Una partita che sinceramente non è mai stata davvero in discussione, a parte quel game vinto dai Mad che ci può stare. I G2 non sono mai davvero sembrati in difficoltà, come accade ormai da inizio gennaio. Nel corso della stagione, infatti, G2 Esports sono sempre stati dominanti. E pazienza se hanno fallito lo Spring Split. Hanno conquistato 2 split su 3, sono stati di gran lunga il miglior team occidentale all'MSI. E diciamolo chiaramente, esprimono il miglior gioco tra tutti i team. Sanno giocare più stili, hanno più giocatori che sanno essere determinanti e hanno uno staff tecnico che le altre si sognano. I G2 sono semplicemente il miglior team del 2023. E comunque andranno queste finals, che le vinceranno meno, io sinceramente non cambierò idea. Non potrò cambiare idea per una singola best of 5. Lo scivolone dello Spring Split è da imputare sicuramente anche magari a un debito di ossigeno dovuto alla cavalcata nel winter e a dei Mad Lions che comunque in quel periodo erano davvero in stato di grazia, stato che poi non si è mai più ripetuto. La costanza dei G2 nella stagione è evidente ed è stata anche riconosciuta dai premi assegnati. Mikix è stato eletto come MVP del 2023, seguito da Yike e Ansama. Basta vedere gli Excel un anno fa e quest'anno per capire quanto sia importante avere in team un giocatore che non è un semplice giocatore, è un vero e proprio playmaker come Mikix. Yike invece si è giustamente beccato il titolo di Rookie of the Year, un esordio così non si vedeva da qualche anno, a mio avviso. E Fnatic e Mad Lions a che punto sono? Sono indietro rispetto ai G2 Esports, ne sono convinto, ma tra le due il livello forse non è troppo distante. I Mad hanno giocato l'intero anno senza impressionare. Per carità, un team solido, ma senza inventiva, senza un'iniziativa, che gioca di rimessa con un Elioi apparso più volte insofferente e probabilmente voglioso di cambiare maglia. Prevedibili, fanno un'enorme fatica ad adattarsi agli avversari. I Fnatic invece sono in piena crescita, nonostante la pausa forzata di Oscarinin. Il top laner, che a mio avviso, lo dico tranquillamente, avrebbe meritato il Rookie of the Year tanto quanto Yike, la differenza l'hanno probabilmente fatta i risultati di squadra e la costanza del team, che poi hanno influenzato ovviamente anche le prestazioni del giocatore, è stato fermato da un infortunio al polso che lo ha addirittura costretto all'intervento chirurgico, con la speranza che possa però tornare arruolabile per i prossimi Worlds. D'altronde, se i Fnatic non giocano i mondiali senza avere assente almeno un giocatore titolare, non sono mai contenti. Tuttavia, la prestazione di Wunder, riesumato dalla panchina, ricordo, non era un free agent, non è che non faceva più parte dell'organizzazione, era semplicemente stato rimosso dal quintetto titolare e in quel caso il contratto cambia, riceve uno stipendio inferiore, ma rimane comunque contrattualmente legato alla squadra. E la sua prestazione, dicevo, mi ha sorpreso, in positivo. Non è un mistero la bravura di Wunder, ma visto il Wunder di questa stagione nei Fnatic che inizio anno, non mi sarei aspettato che riuscisse ad adattarsi così velocemente allo stile del team. Uno stile che nel corso dell'anno è cambiato, si è evoluto anche grazie ai nuovi innesti, tra cui ovviamente spicca Noah e a ciò che ha portato anche il nuovo coaching staff. Rimangono, sia chiarissimo, delle lacune enormi in draft, soprattutto nel non saper leggere bene le intenzioni degli avversari durante la draft. Ma ciò che Nightshare ha portato di positivo lo ha fatto soprattutto sul lato umano. Quando chiaramente nulla funziona, è lì che bisogna andare a colpire per primi. Il lato competitivo verrà tranquillamente dopo. Tra Fnatic e Mad Lions voglio chiudere dicendo che sarà appena la quarta BO5 che disputeranno queste due squadre tra di loro. Finora i precedenti ci dicono 2-1 in favore dei Fnatic, vittorioso per 3-0 nello Spring 2020 e per 3-1 nel Summer 2022.
L'unica vittoria dei Mad Lions è in mezzo, nel Summer 2021, quando i Mad Lions vinsero per 3-1 nella finale dello split, conquistando il loro secondo titolo LEC. Come andrà questa volta? Permettetemi adesso di spendere due parole sui Machko, la nostra squadra italiana che nelle scorse settimane, coincise con la mia pausa, hanno scritto la storia di League of Legends. Non c'è nulla di meno da dire, al massimo si può dire qualcosa di più. I Machko, campioni in carica del PG Nationals per la quinta volta a inizio agosto, come vi avevo raccontato, al ritorno dalla finale disputata dal vivo a Milano, non solo hanno partecipato, hanno replicato quanto ottenuto nello Spring Split dell'EMEA Masters, quindi quella che viene definita la Champions League tra le varie IRL europee, quindi conquistando la fatidica top 8, ma sono persino riusciti a raggiungere la semifinale e quindi la top 4. La vittoria contro i portoghesi GTZ rappresenta la prima volta di una squadra italiana tra le migliori 4 dell'EMEA Masters, alla pari di formazioni dell'FL francese e della Superliga spagnola. Acidi, Seaboy, Sixer, VCC e Click rimarranno scolpiti nella storia italiana di League of Legends, nonostante la sconfitta in semifinale dura per 3-0 contro i Movistar Riders. Già essere arrivati a un passo dalla finale dal vivo, per me, secondo me, è comunque un'impresa enorme. Soprattutto avendolo fatto con una striscia di 9 vittorie consecutive, diventando la prima squadra di una non-accredited IRL a fare 6-0 nel girone. Nel loro piccolo, si fa per dire loro piccolo, anche i Desire hanno fatto la storia, diventando la seconda squadra italiana di sempre a superare i play-in delle EMEA Masters e a qualificarsi per i gruppi. Prima di loro, considerate che c'erano riusciti solamente i Makers nel 2021. Un piccolo grande risultato che per i Desire arriva tra l'altro nel loro primo anno di competizione nella massima serie su League of Legends, ma con un roster giovanissimo e decisamente poco esperto, quindi pensate cosa potrà fare ancora di più questo roster in futuro. A disputare la finale dal vivo delle EMEA Masters, la prima tra l'altro dopo 5 anni e mezzo, sarà appunto ancora Montpellier. L'unica volta che le due squadre migliori dell'IRL si affrontarono dal vivo a Katowice fu nello Spring 2018. Questa volta Karmin Corp e Movistar lo faranno davanti allo stesso pubblico dell'LEC, un giorno prima, venerdì 8 settembre, sullo stesso identico palco. Un'emozione indescrivibile per questi 10 giocatori che vedrà di fronte le rappresentanti dei due migliori campionati d'Europa. Uno spettacolo a cui, grazie a Riot Games, parteciperò anche io. Sarò infatti a Montpellier dal vivo per cercare di raccontarvi, sia sui social, in diretta, che successivamente qui sul canale YouTube e tramite articoli, cosa significhi un evento di questo tipo e perché ne abbiamo un disperato bisogno anche in Italia. Mi aspetta un lungo viaggio, ma sono convinto ne varrà la pena. Detto ciò, grazie mille per avermi seguito e ascoltato fin qui. Per me è stato un piacere e spero che lo sia stato anche per voi. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle uscite dei prossimi video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa finale LEC. Chi alzerà al cielo il trofeo? Alla prossima e buoni sport a tutti e a tutte. Ciao!